Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo qui ancora su Fable col nostro eroe, sempre mezzo nudo, perché alla fine sto gioco io lo farò tutto mezzo nudo, dovendo fare le sfide per prendere più soldi, però vabbè, non so che senso abbia questa cosa, ma andiamo finalmente all'arena. Accetta missione e scommessa. Eh sì, finalmente potremo gareggiare anche noi nell'arena. E ci sarà anche una grandissima scelta che bisognerà fare. Nessuna protezione. Eccoci qua. Nessun graffio. Vabbè, vedremo. Ripulita. Non avere pietà, uccidi tutti quelli che incontri. Eroe misericordioso. Abbi pietà di più nemici possibili. Ovviamente noi facciamo essere misericordioso. Ok. Detto ciò, dato che noi vogliamo diventare dei buoni, no? Andiamo alla raduna di Nothol, dove finalmente potremo avere la nostra partecipazione all'arena. È carina la missione dell'arena. E tra l'altro, all'arena effettueremo, cioè, oddio, avremo la possibilità anche di chiavi della mappa, una casa in vendita, un tatuatore, una taverna, due negozi generici. Oddio, ma perché? Aspetta, mi dice chiavi della mappa? Quindi vuol dire che in una casa c'è l'indizio del tesoro. Cosa? Cosa c'è? Perché non te ne torni a casa? Niente, niente, usciamo per ora. Dobbiamo controllare le case, perché vuol dire che c'è una chiave del tesoro in una di queste case. Ma qui sono ancora tutti in casa, non esce nessuno, maledetti. Come faccio a rubare se non uscite? Cosa vuoi? Niente, non voglio niente, voglio che usciate di casa. Cosa? Ok. Cosa vuoi? Non so se mi abbiano visto Cosa perché ci fai? avevano gli occhi chiusi. Oddio, questo che I negozi vuole? stanno aprendo. Sì, i negozi stanno aprendo. Ok. Ok, non mi hanno visto. Bene. Ok, questa è la casa della moglie del cacciatore, quindi non ci interessa. Questa è la casa in vendita. Quanto è vendita? 9.000. Un po' troppo, mi sa. Ci mancava questo pazzo. Sì, ma girati adesso. Girati, girati. Lasciami in pace. Ok, tatuaggio. Non Salve. infrangere nessuna delle nostre leggi. No, no, tranquillo, tutto a posto. Ok, andiamo a vedere se le altre case adesso sono libere, visto che tutti sono andati al lavoro. Esatto. Nulla di interessante. Nulla di interessante. 500 di oro, bene. Però non sembra esserci nulla qua. Quindi probabilmente ci sarà qualche zona da Cosa scavare vuoi? o qualcosa del genere. Anche perché effettivamente io mi ricordo che qui c'era una chiave. Una chiave. Uno degli indizi della chiave del tesoro. Però non mi ricordo effettivamente dove era. Forse sulla statua? Questa è la statua di cosa addirittura? Della mamma. Sì, della mamma del nostro protagonista. Qui ovviamente c'è di nuovo la merce in vendita. Oddio, sapete che non mi ricordo effettivamente. Non mi ricordo effettivamente dove si trovava Cosa? la chiave. Beh, sì.
C'è l'indizio più che altro. Non me lo ricordo proprio. Forse c'era una zona dove si scavava. Ah, qua è forse. Sì, perché qua si può scavare. Esatto. Vediamo se mi ricordo. Ah no, chiave d'argento. Non infrangere nessuna delle nostre leggi. Oddio, non mi ricordo se già questa chiave in realtà era l'indizio che volevano darmi. No, vedi, chiavi della mappa. Ma chiavi della mappa. Prima si leva di torno meglio. Cosa diavolo credi di fare qui? Qui sei sicuro di trovare quello che fa per te. La fede nuziale, quella vera? Ah, ma non ce l'ha però. È ricercato, quindi vorrebbe che io... vorrebbe che io gliela vendessi in realtà. Non lo so, vabbè, vedremo poi successivamente dove trovare questa chiave, perché effettivamente qua dovrebbe esserci forse uno degli indizi del tesoro di Albion. Solo che però non mi ricordo dove si trovava, cioè dove lo dovevo beccare. Non vorrei che fosse qua magari fuori, tipo, io non ci faccio caso. Che magari c'era un'altra zona dove scavare. Ma più che altro ve lo voglio fare vedere per, proprio per una questione di completezza. Però magari ve lo faccio vedere... ve lo faccio vedere in separata sede. Allora, andiamo verso l'arena, che è inutile perdere poi troppo tempo, anche perché comunque l'arena poi, diciamo, è una missione anche abbastanza, diciamo, anche abbastanza lunghetta. Non credo di perderci troppo tempo, perché comunque non credo di perderci troppo tempo a causa del fatto che comunque siamo molto forti. Però... ah, è spuntato anche il golem. Oddio, era sputato anche il golem. Vabbè, io però vado all'arena, sti cazzi. Non abbiamo tempo da perdere, signori. Non ti dico quale buco mi ricorda la tua... Carino. Che idiota. Sei qui come spettatore o come partecipante? Partecipante? Bene, ti servirà una scheda di ammissione da parte della Gilda come tutti gli altri. Ne hai già uno? Oh, chiedo scusa. Allora puoi entrare quando vuoi. Grazie. Da questa parte, prego. Siamo pronti. Benvenuto nella sala degli eroi. Se mi segui ti condurrò nella zona di preparazione dell'arena. La storia di questo luogo è sprecata per il pubblico. I primi eroi dell'arena, tesoro della nostra terra. Credi che alla gente importi? No. Alla gente non interessa la storia, ma solo gli eroi. Penso che ogni epoca abbia bisogno dei suoi eroi. Pensiero profondo, se vuoi puoi prenderlo in prestito. Guardate chi c'è. Benvenuto nell'arena di Witchwood. Ecco un paio di regole fondamentali. Riserva gli atteggiamenti aggressivi esclusivamente ai combattenti. Chiunque cercherà di uccidere qui i propri rivali avrà dei guai. Sei stato avvisato. Inoltre, puoi lasciare il campo al termine di ogni round, non durante un combattimento. Roth, si sta mettendo proprio male là fuori. Va bene, Camaleonte. Tu che già sai tutto ciò, vai a disputare il primo round e intrattieni la folla. Nessun problema, uno scherzo. Bene, quando è il tuo turno chiamerò il tuo nome. Tu entrerai nell'arena dalla stessa porta usata dal nostro amico Camaleonte.
Una volta dentro, Camaleonte l'avevo scambiato con doppia lama, Albion. Effettivamente è molto più piccolo. Sconfiggendo un gruppo di creature guadagnerai un premio in denaro e la posta per il round successivo aumenterà. L'obiettivo è resistere il più possibile sul campo e vincere tanto oro. Puoi tornare qui quando vuoi, per dormire, acquistare pozioni o altro equipaggiamento. Così facendo però, il premio per il round successivo scende a zero. E cosa ben peggiore, la folla ti vedrà come un perdente. I veri eroi scendono sul campo e ci restano fino alla fine. Che tu riposi o meno, il premio bonus consegnato da Jack di Spade in persona andrà a chiunque sopravvivrà a ogni singolo round. Bene, Jack ora di vai là Spade. Fuori. Usa con astuzia le tue abilità, diverti la folla e, se devi morire, fallo con coraggio. Gli altri aspetteranno il proprio turno. Ci sarà addirittura Jack di Spade che Cosa? Potrà darmi i premi. Che inutile ammasso di scarti. Non ti dico quale buco mi ricorda la tua faccia. Allora, qui in realtà, esatto, c'è il mercante. Sei venuto nel posto giusto. Non mi ricordo quali set vendeva lui. Metallo radioso. E anche metallo scuro. Lui ha i set radiosi, questi mi servono. Però tra 3 giorni gli arrivano. Non mi meraviglio che tu sia stato candidato per l'arena. Hai fatto l'impossibile. Gioca non c'è un letto Jack. Per... qui... Questi letti non me li fanno utilizzare. Benvenuto al tavolo del Blackjack. Cosa stimola la tua curiosità? Grazie per i tuoi sì, soldi. Sì, Blackjack ci giocherei, che sono anche abbastanza bravo, però... Io ora credo di non poter uscire. Io eh? Sono di guardia all'uscita dell'arena. Non hai nemmeno combattuto nell'arena. Desideri trattenerti nel complesso dell'arena? No. D'accordo, comunque ero... Ah, porca miseria, quindi mi devono fare restare. Non me la ricordavo sta cosa, ero convinto di poter uscire. Ero convinto di poter uscire. Non so se però faccio passare adesso 3 giorni e magari posso far spuntare l'elmo radioso. Non ne sono sicuro, eh. Allora, facciamo una cosa. Andiamo a Bowerstone. Proviamo a far passare il tempo per 3 giorni con la tenda che abbiamo qua. Ok, quindi abbiamo... Allora, siamo di notte. Quindi così abbiamo fatto passare un giorno. Così abbiamo fatto passare un altro giorno. Perché? Violazione di proprietà privata? Fanculo. Altra mezza giornata. Vabbè, dormiamo il più possibile. Facciamo... Tanto ora Bowerstone non ci andrò più. Facciamo passare tanti giorni. Ok. E ora ce ne possiamo andare. Via. Lago di Witchwood. Ok, abbiamo fatto passare diversi giorni. Vediamo se adesso ho la possibilità di poter comprare tutto il set radioso. E anche oscuro, ovviamente. Quello radioso mi serve di più. Anche per aprire... anche per aprire la porta, Callis, che abbiamo visto praticamente non ti avvicinare. Qualche puntata fa. Non lo ricordavo la vendessero qua in realtà. So di per certo che la vendono anche a Bowerstone.
Se non ricordo male, la vendevano anche a Bowerstone Alta. Se non ricordo male. Nella sala degli eroi. Qui ovviamente l'abbiamo già visto, quindi non ci interessa. Qui pure. Olè, e siamo pronti. Allora, vediamo se qui il nostro amico... Cosa? Qui sei sicuro di trovare quello che fa per te. Prossima consegna 2 giorni? Oh, porca troia, quindi... Allora, quelli di piastre radiosi però già ci sono, quindi questi almeno li posso prendere. Oh, piastro radioso c'è e piastro scuro c'è. Gambe non ci sono, piedi, piastre radiosi ci sono. Madonna, ho finito tutti i soldi. Miglioramento saluto, madonna, 45.000. Minchia. Va bene. Intanto questi qua li abbiamo già presi. Peccato, gli altri ancora non li posso prendere. Vabbè, vediamo se li potrò prendere dopo. Perché potrei effettivamente fare il salvataggio dell'eroe. Fallire tecnicamente la missione e poi... vabbè, ma tanto non avrei i soldi comunque. Quindi va bene, tanto vale, facciamo non l'arena. Non posso lasciarti entrare, Kamal. Spero che disputerai un incontro migliore del suo. Ah. Potrei giocare a Blackjack allora nel frattempo. Beh, cosa stimola la tua... Quanto vuoi puntare? Beh, puntiamo tanto. Zoticor, ecco la sua definizione. Puntiamo tanto, ci facciamo una partita della Blackjack, giusto per... 1000 dovrebbe essere la puntata massima. Oh! Io ho 20. Raddoppiare la posta e prendere una carta? No, raddoppiare la posta no. Un'altra carta? No. Vuoi passare la mano al banco? Sì. Ok, ha sballato. Abbiamo vinto. Hai vinto! Cosa ne dici di quanto vuoi puntare? Puntata precedente. Vedi, questo è un buon metodo per formare i soldi. Blackjack non è male. Sì, raddoppio. Stupido fesso. Ah, non è... Cosa ne dici? Quanto vuoi puntare? Quindi mi fa prendere la carta a prescindere. Io non la volevo prendere la carta a prescindere. 18. Vuoi un'altra carta? No. Vuoi passare la mano al banco? Sì. 18 è buono. Parità, cosa ne dici? Quanto vuoi puntare? No, sì. Dai, 18. Infatti. Hai vinto. Cosa ne dici? Quanto vuoi puntare? Fanculo. Niente, troppa sfiga. Ah, basta. Cosa... Magari basta. Ritorna ancora a giocare. Ok. Ok, abbiamo fatto passare un po' di tempo così. Roth, brutte notizie. Credo che Camaleonte sia morto. Bene. Cosa? Già? Che stupido. Bene, gente. Sembra che Camaleonte abbia resistito solo 3 round prima di morire come un pivello di fronte a 5.000 persone. Ci serve un nuovo volontario. Eccoci. Tu che sei nuovo, sembri pronto. Entra. Parla con Al vicino alla porta. Ti farà entrare nell'arena. Dammi una birra. Va bene, adesso posso... Sì. Il ronzare. Ronzare. Suggerimento per gli avversari che ci saranno. Ovviamente sarà una difficoltà crescente l'arena, quindi... Signore esatto. E signori, per vostro sommo gaudio ecco a voi Drittone, celebre per intrepide Drittone. Missioni come quella del frutteto e vincitore nella sfida contro l'ex eroe Doppia Lama.
Che poi è paraculo. Voi paraculo. Come tutti gli altri sfidanti, lo speranzoso eroe che vi presento ha già messo gli occhi sul super premio, presentato da Jack di Spade. Ci sono anche le trappole nell'arena, avete visto? Siamo pronti per il primo round. Una vecchia conoscenza dell'arena, lo sciame di Vespe. Eccoci. Andiamo, Vespe! 3, 2, 1, via! No! Ma fanculo. 3, 2, niente, nessun graffio fallito. Posto. Via. Vabbè, l'avrei fallita anche adesso, quindi boh, posto così. 3, 2, 1. Via. Ok, questa è abbastanza easy. Eroe, la tua volontà scarseggia. Fai igua. Ya so, ya. Il prossimo round vale 500 pezzi d'oro. La gente è abbastanza contenta. Sì, round successivo. Qua possiamo andare anche avanti tutto di fila, non è un problema. Possiamo fare tutta l'arena in un colpo solo. Non è assolutamente un problema. Seppur nuovo al pubblico dell'arena, ha vinto il primo round. Vediamo come se la cava nel secondo round. È il preferito del pubblico, il crudele, maleodorante Hobbs. 3, 2, 1, via. Ma prima eliminiamo questi. Sono i più fastidiosi in assoluto. Ma poi è allucinante la quantità dello spam che fanno loro. Così li colpiamo tutti a cerchio. Vabbè, con quest'armi siamo... Uno. Via. Siamo decisamente OP. Ok, tutto a posto? Sono altri 500 pezzi d'oro. 600 pezzi d'oro guadagnati e altri 1000 in palio nel prossimo round. Bene, soldi. Sì, andiamo avanti. Assolutamente sì.
Signore e signori, è ora di dare inizio ai round a squadre. Due eroi lottano fianco a fianco per la loro stessa sopravvivenza. Già. C'è una vecchia conoscenza. C'è stato un cambiamento nella composizione della squadra. È la sorella di Tuono, leggenda dell'arena. Accogliamo Sussurro. Che ne dite? Riusciranno i due eroi a sconfiggere i Balverini? Tra l'altro lei non è invecchiata di una virgola. Due, uno, via. Ah, ok, l'ha sconfitto. Ah no. Ci dovevo pensare io. Due, uno. Via. Via. Ti ho in pugno. Ora basta. Col multicolpo. Col multicolpo si è molto più forti. Esatto. C'è addirittura il Balverino bianco. Sì. Però la tua volontà scarseggia. Visto. Oh. Beh, loro non mi fanno comunque grossi danni, anche senza armatura. Io in pugno. Prendi questo! Avanti! Guardalo il Balverino. Oh. Tre, due, crepa. Uno. Via. Dio, che lancia? Madonna, due Balverini bianchi? Oddio, non me li ricordavo questi. Ora basta. Aia. Madonna, ma poi che fastidio che mi stunnano. Per poco non lo uccidevo. Niente, è impossibile combattere. Io il pugno. Niente, loro mi stunnano come niente. Va, va, va. Balverini.
Cioè, guardalo. Oh, questo è morto. Visto? Ti faccio le multifrecce. Prendi questo. Madonna mia. Un succulento premio di 1000 pezzi d'oro per questo round. Wow. Che tanto sono anche pochi. 600 pezzi d'oro assicurati, altri 2000 in palio per il prossimo round. Niente, mi è venuta la tosse. Questi due sfidanti se la sono cavata egregiamente nell'ultimo round, signore e signori. Un grosso applauso. Non so se c'è anche il golem. Nel prossimo round vedremo i favoriti di quest'anno. Chiunque si sia coraggiosamente addentrato nel cimitero di Litchfield, ah, sa non morti. A chi mi riferisco. Sono i non morti. 3, 2, 1, via! Aia! E questi li one shot, almeno per ora. Sto ancora vivo? Crepa. 3, 2, 1, via. Ok, sto morto pure. Ups. Sì, tranquillo, sussurro, non succede nulla. Uno. Via. Ora basta. Ok, che bello quando li one shotti così, hai visto? Ma che bellezza. Che bello. 2, one shot. 1, easy. Via. Dai, su. Bravo. Cazzo, mi ha preso completamente a random. Sì. Bene. Spero che 2000 pezzi d'oro ripaghino la fatica. Io credo. Ha guadagnato 3600 pezzi d'oro. Decideranno di procedere al round. Avanti. Sì. Round successivo. La possiamo fare tutta in una volta l'arena. La competizione si sta surriscaldando. Abbiamo già perso 3 eroi. È il momento di far salire l'adrenalina ai combattenti sopravvissuti.
Siamo al quinto round ed ecco i protagonisti. Graziati dalla mano sanguinaria del boia, un grosso applauso ai banditi dalla mano nera. 3, 2, 1, via! Hai raggiunto lo stato di famoso. Prendi questo. Non posso guardare. Bella. Ok. Sti one shottiamo. 2, 1. Quelli piccoli li one shottiamo, banditi, quindi va bene. Ci sono gli assassini. Questi non li one shot però. Ma chi è che fa esplodere queste cose? È sussurro? Non posso guardare. Sì, è sussurro. Cioè è sussurro che mi fa. Banditi! 3, 2, 1, via! Oddio, qua sono tutti con le frecce. Forza, drittone! Sei pronto? Aia. Smetti di comportarti come un ragazzino. Banditi! No, questo ha fatto un sacco di danno. Ti ho beccato. Banditi! Forza, ragazzi! Madonna mia! Non avrò pietà di te. Mantieni saldo lo spirito. È questo il segreto. Per poco non lo uccidevo. Banditi! Ma poi questo si è girato e mi ha colpito così. Per poco non lo uccidevo. Non so quante pozioni ho effettivamente. Sì, fatica e sudore ripagati con un premio di 3.000 pezzi d'oro. Hanno intascato 6.600 pezzi d'oro e se non fossero abbastanza ce ne sono altri 4.000 pronti per il prossimo round. Mi ricordo che c'era anche il golem. I nostri intrepidi eroi hanno sconfitto vespe, banditi, hobbs, balverini e persino i non morti. E adesso chi riuscirà a spaventare i nostri nobili combattenti? Signore e signori, diamo inizio al sesto round. Le potenti troll della terra, Ingrid e Bertha. Ecco, esatto. 3, 2, 1. I troll, via! Ovviamente. Forza, drittone! Ale. I troll one shottati proprio. Guarda che questi sono la versione base, forza, diciamo. Forza, drittone! Altri 4.000. Wow, hanno raggiunto un totale di 10.600 pezzi d'oro, sufficienti per l'acquisto di una piccola casa. Ne vogliamo davvero altri 8.000? Sì. Assolutamente sì.
La situazione sta diventando sempre più pressante per i nostri concorrenti, che non riescono a nascondere la loro tensione. Ma cosa si frappone tra i nostri nobili eroi e la vittoria? Sbaglio o è un ammasso di detriti? No, sono i troll delle rocce Strenoth e Groin. Esatto, gli altri troll. 3, 2, 1, via! Questi sono già un po' più... cala. Il problema è che non li posso, diciamo, tenere... Ecco. Sono fastidiosi per questo motivo. Sono fastidiosi per questo motivo. Porca miseria. Almeno uno lo dobbiamo far fuori così. Ok. Adesso, esatto, se riuscissi a cambiare... Sì, purtroppo devo fare così. Vabbè, la mamma ha prefairato. Niente, impossibile. Prefire, guarda. Purtroppo l'arco di Skorm ha solo questo piccolo difetto, che devo caricare il colpo al massimo, perché altrimenti non fa, no, non fa un cazzo di danno. Però dai, ce l'abbiamo fatto. Ok, abbiamo fatto anche critico. Quindi... Wow, altri 8000 pezzi d'oro! 18.600 pezzi d'oro assicurati e manca ancora l'ultimo round. Vale la pena rischiare la vita per altri 10.000 pezzi d'oro? L'ultimo round. Quindi... sfida finale. E qui c'è il plot twist più grosso. Signore e signori, oggi avete assistito all'esibizione dei migliori combattenti dell'arena di Albion. Un grosso applauso per i nostri eroi. Ok. Adesso sta per iniziare dopo lo scontro round, finale. Lo scontro finale. Vi presento Arachanox. 3, 2, 1, via! Sì, è praticamente un boss che spawna minion, al solito. E poi ritorna appena...
Questo è molto easy rispetto a tutti gli altri. Poi con l'arco. Abbasso Arachanox! Otto. La banca dell'arena è letteralmente sul lastrico. Un altro premio di 10.000 pezzi d'oro. Sì, ci hanno lanciato le rose. Salire vertiginosamente il totale a 28.600 pezzi d'oro. Perché hanno apprezzato lo spettacolo. Abbiamo due vincitori! Incredibile! Cosa accadrà adesso? Due vincitori e un solo premio? Beh, come sapete, oggi abbiamo con noi un ospite speciale. È lui! L'unico, l'eroe degli eroi, Jack di Spade! Sono tornato. Dopo un'eternità lontano da tutti voi, Jack di Spade è di nuovo qui. L'arena è l'unica gloria di Albion. Qui dentro, l'unica cosa che vale siete voi. È un onore per me trovarmi ancora tra voi. E ho una proposta per festeggiare l'evento. Un ultimo round. Uno scontro all'ultimo respiro tra i due eroi ancora in gara. Il vincitore avrà un premio speciale. Mentre chi perderà avrà il privilegio di morire dinanzi a voi. Cosa credono di fare? Non possono! Mi impegnerò per combattere al meglio, ma non ti ucciderò. Non posso farlo. Siamo qui per offrire uno spettacolo indimenticabile ed è quello che faremo. Andiamo! Visto? Dannazione! Sei migliorato dagli ultimi... Forza, impegnati seriamente! Gente, abbiamo un vincitore qui stasera! Deve solo infliggerle il colpo di grazia e il premio bonus sarà suo! Ma lo farà? Ucciderà Sussurro? O getterà al vento la vittoria? Non farlo, ragazzo. Eravamo d'accordo. Vattene via. Eravamo d'accordo! Smetti subito di combattere! Esatto, qui la scelta delle scelte. Non mi sono rimaste molte forze per combattere. Ma noi. Hai vinto. Ma mia cara signora, è stata pura fortuna. È solo un... Eccoti. L'eroe di cui tutti parlano. Sono davvero colpita e questo non accade spesso. Perdonami. Sono Lady Grey, sindaco di Powerstone. Sei un uomo di valore. Vieni a trovarmi nella mia magione nella zona nord di Powerstone. Mia signora, se solo... Tuono, sono stanca delle tue proteste, stanca della tua gelosia. I tuoi anni di gloria sono passati da tempo. Dovresti cominciare ad accettarlo. Come dicevo, eroe... Spero davvero che accetterai il mio invito. Abbiamo molto di cui discutere.
Non è finita. Il sangue giovane scorre come quello di tutti gli altri, e il tuo scorrerà presto. Ma è incredibile! Non vedevo niente di simile da molto tempo. Ritorniamo nella sala degli eroi. Sei degno di stare con loro. Devo dire che mi ricordi qualcuno che ha combattuto qui parecchi anni fa. La mia memoria non è più quella di una volta. Mi sembra si chiamasse Scarlatta. Sì, esatto. Mai sentita? Probabilmente no, è successo molto tempo fa. Ma se guardi alla tua destra vedrai la sua statua. È stata la prima donna a diventare campione dell'arena. Eh già. Ed è la stessa statua che c'è una a Great, là, nella regione dei lupi. Ma il suo zelo le è costato caro. Dopo l'ultimo scontro non è stata più la stessa. Ora vive da sola, sconvolta per non essere riuscita a salvare la sua famiglia anni fa. E arrivi tu. Sapevo che un giorno suo figlio sarebbe giunto qui. È nel tuo sangue. E anche in quello di tua sorella. Dovresti portarmela. Sono così ansioso di farvi incontrare vostra madre. La renderesti davvero molto felice. Questo era il vero volto di sua madre, Scarlatta. L'ammazza nella radura, ecco dove. Un tempo uno degli eroi più spietati di tutta Albion. Ma la sua battaglia più importante fu anche l'ultima. Attaccata da una dozzina di balverini, Scarlatta li uccise, per poi cadere ferita e dissanguata accanto ai loro cadaveri. Lì sarebbe morta se non fosse stato per Brom, un taglialegna gentile che la prese con sé e la curò. Passò del tempo, si sposarono ed ebbero due figli, una femmina e un maschio. Scarlatta si era lasciata alle spalle il suo passato. Esatto. Qualsiasi cosa tu decida, ti sei guadagnato il sigillo del campione. Ti riconosceranno ovunque come il vincitore dell'arena e avrai accesso alla parte nord di Bowerstone. Non perderlo. È piuttosto prezioso. E quindi adesso finalmente si può andare a Bowerstone. Ehi tu, Teresa vuole vederti alla dimora Grey. Vuole vederti alla dimora Grey. Mi sembra che sia stato bravo. Indubbiamente si è sbarazzato di sussurro. Sì, bisogna ammettere che è stato davvero formidabile. Qui ci sono le prime chiacchiere d'eroe. Vado a raccontarlo a tutti. Ecco. Ok, detto questo abbiamo chiuso l'arena e ci vediamo con la prossima puntata dove finalmente potremo andare a Bowerstone Nord. Bye bye.